Porte aperte alla cultura a Pordenone per l'Epifania, piacciono i musei da visitare durante le feste. Epifania invece al museo a Pordenone, strutture culturali aperte nel giorno della Befana come la Galleria Pizzinato di Villa Galvani che ospita e propone la suggestione della fotografia giapponese dell'Ottocento e l'impressione astratta di alcuni tra i più celebri autori italiani. Il servizio è di Tino Zava. Atmosfere esotiche, oniriche in Yume, sogni giapponesi, un percorso attraverso 90 foto originali del XIX secolo, stampe all'albumina colorate a mano provenienti per lo più dalla collezione di Gianmarco Vittorio che da più di 20 anni raccoglie queste immagini di rara bellezza seguendo un metodo tracciato dai fotografi dell'epoca nei loro viaggi in Oriente. Quando il Giappone e la sua cultura, grazie al fiorire e all'intensificarsi dei rapporti commerciali con l'Occidente, divennero oggetto di grande interesse e la fotografia rappresentava per i viaggiatori stranieri uno dei mezzi più efficaci per cogliere atmosfere ed emozioni di quell'affascinante paese. La richiesta era molto elevata e finì per coinvolgere sia fotografi occidentali sia locali con l'impiego di un gran numero di maestranze del posto nella delicata colorazione a mano, tecnica importata a Yokohama nel 1863 dal veneziano Felice Beato. In un'altra ala di Villa Galvani, l'impressione astratta, una 90 di opere per una 20 di artisti, rassegna che ripercorre 4 decenni di lavoro della stamperia d'arte Albicocco, una delle eccellenze del Made in Italy targato Friuli, capolavori grafici di alcuni tra i più importanti e influenti maestri dell'arte contemporanea. Vedova, Pizzinato, Ciussi, San Tommaso, Colò, solo per citarne alcuni, opere calcografiche che indicano una moltitudine di tecniche sviluppate dalla stamperia di concerto con gli stessi artisti, immagini di grande valore estetico e culturale che testimoniano come il segno grafico risulti particolarmente congeniale all'espressione di un concetto astratto.